Ragazzi, buona domenica a tutti, benvenuti alla nostra Bundesliga, partita contro l'Hoffenheim che milita nella sesta posizione in classifica, quindi in piena corsa per i preliminari a gironi della nuova edizione che ci sarà dell'Europeo per Club. Arriviamo da una grande partita contro il Bayern Monaco, vinta per 2-0 meritatamente, perché secondo me quella lì è stata la partita più bella di quelle che ho fatto finora. Veramente annichilita una potenza come il Bayern Monaco. Davvero grande partita e vittoria strameritata 2-0. Si va in campo, giochiamo in casa e allora via. Vorrei riportarti sta roba di là perché sul tavolo rischio di cadere, guarda. Io ce l'ho portato io la faccio cadere. Ed eccoci qua, scusate, ma ho dovuto andare un attimo da mia mamma. Si parte, temperatura buona e andiamo al calcio d'inizio. Klose, prepare. Pallone d'Andrade. Tocca in direzione di Lasme. Centrocampo, Vasildas. Ecco Cerny, mette giù un pallone anticipato. Riparte l'Hoffenheim, Geiger. Pallone a Skov, niente da fare, non si ferma Medina allora, ma è bravo Geiger, ancora Hoffenheim che avanza dall'altra fascia, viene anticipato l'esterno da Andrade e allora si riparte con Lasme subito di prima per Klose, tiene la palla, si gira, aspetta l'avanzamento dei compagni, allarga verso Andrade, può puntare la porta, lo tocca per Klose, prova a tirare ma viene anticipato Lasme e allora si riparte dall'ottimo Fernandes che si è ripreso. Brunner tocca ancora per Fernandes di prima, adesso Cerny, bella l'allargamento qui, sporcato il passaggio, Skov allarga per Hübner, Gacinovic avanza sulla fascia, lo aspetta Lasme, Bebou, attenzione a Bebou, dotato di una bella velocità. Ancora Gacinovic, metterà in mezzo questo pallone deviato, ma forse è nostro. Sì, giustamente. Si riparte con Ortega Moreno, che ha fatto delle grandi parate, se era lui in porta, non mi ricordo più, contro il Bayern Monaco. Adesso Medina. Serve Cerny, ancora Medina, va sulla fascia Medina, non c'è nessuno in mezzo, deve attendere, la mette rasoterra, niente da fare. Dabur, ancora Lofen anche adesso avanza, bravo Dabur qua, Gainer, poi Baumentarer, viene anticipato adesso a centrocampo e si riparte col lancio verso Klose, sporcato Hübner. E allora Gacinovic, 0-0 ancora, niente da fare, sono bravi. Same Senku, attenzione alla palla in mezzo, è lunga e lascia sfilare Moreno. Andrade, palla verso Lasme, siamo a centrocampo, la tocca in direzione di Fernandes, pressa molto l'Arminia, è una squadra molto difficile da giocarci contro, anche l'andata ci ha dato grandi problemi, avevamo fatto uno 0-0 con belle occasioni da tutte e due le parti, sono stati bravi i portieri, Vasilidas adesso attenzione sporca il passaggio però Gacinovic, Bebou, attenzione a questo ragazzo qui perché c'ha una gran velocità, bello qui aver respinto questo passaggio, allora si riparte da Brunner, pallone lanciato verso Medina, si fa vedere Klose come inserimento, Medina punta,
mette in mezzo questo pallone per Fernandez, tocca male Medina, fa partire il tiro e la parata di Pentke. 0-0, rilancio verso Baumgartner, difficilissimi certi nomi da pronunciare. Lasme, pallone verso Klos, si gira bene Klos, vede l'inserimento di Vasilidas, anticipato poi Lasme, fa partire questo tiro, ma è debole. Pentke blocca e allora Gacinovic. Partita molto difficile, bisogna stare molto attenti, loro giocano molto bene. Aumentare ancora, pallone in centro e qui c'è il fallo. Calcio di punizione, cartellino direi giusto, andiamo a vedere, ma direi che è proprio netto sulle gambe. Calcio di punizione, attenzione a Skov, dotato di un gran tiro, parte Skov e c'è il gol, netto ritardo del portiere. 1-0 Hoffenheim, esplode il settore ospiti dell'Hoffenheim, gran gol, non salta, salta in ritardo ma l'ha fatta girare bene e allora si riparte. Sotto di un gol, bisogna reagire, farlo bene. Ancora adesso Ramos che può avanzare, palla verso Černík, allarga subito per Medina, la mette per Klos, anticipata ancora una volta. Riparte l'Hoffenheim, attenzione da Bull, sono bravi come palleggio. Ancora Gainer, attenzione da questa parte per Baumentaurer, mette in mezzo questo pallone, rimane lì e poi liberiamo bene, niente da fare, sempre Hoffenheim. E allora Fernandez da questa parte, poi Lasme liberissimo, attenzione, pallone a Klos, ancora Lasme ancora, si gira, mette in mezzo ma sbaglia tutto. Riparte ancora l'Hoffenheim che però sbaglia, ma recuperano all'ultimo istante e lancio in profondità per questo signore qua che è Skov, attenzione, liberiamo bene l'aria e poi Černík, grande appoggio su Klos. Vasilidas, pallone verso Lasme, la tocca per Klos, lo stop, attenzione, parte il tiro d'esterno e c'è il pareggio del nostro ciclope, il gigante buono, più di 1,80 m di altezza, davvero un giocatore in questo campionato un po' in ombra nelle prime tre gare di ritorno, poi si è sbloccato e adesso sta facendo di nuovo quello che sa fare meglio, segnare. Qui rivediamo, grande palla di Lasme, inserimento perfetto di Klos, stop di destro, tiro d'esterno destro e palla in rete. 1-1, si riparte adesso con Wout Dabur. Su di lui Fernandez, di prepotenza lo ferma, pallone lanciato in avanti, recupera ancora Richards, attenzione qui a Dabur. Dobbiamo chiudere, lancio in mezzo, attenzione lo stop, incredibile, gran gol, che controllo, l'avevo detto, attenzione a questo signorino qui, Bebou, che giocatorino, ci siamo addormentati qui, lancio sbagliato come al solito, troppa fretta nel giocare il pallone. 2-1, non molla l'Hoffenheim, crede nelle qualificazioni all'europeo, o perlomeno prova ad andare almeno ai preliminari, poi lì sarà tutt'altra storia. Medina ancora verso Černík, che deve, può prendere in mano questa partita, niente da fare, viene fermato. E allora Babur ancora insiste nella sua azione, non riusciamo a raddoppiare e allora Skov mette in mezzo questo pallone, stop Andrade, la gira fuori, vedete come pressano alti e finisce il primo tempo, ma noi qui adesso andiamo a cambiare un po' la nostra situazione. Io direi di fare un 4-3-1-2, proviamo con Černík trequartista, Lasme, Medina uscirà, lascerà il posto a Fernandez da questa parte, Lasme lo andiamo a
lasciamo centrocampista lui, togliamo l'Asme, mettiamo Schoff, togliamo Medina e mettiamo Kruger, assolutamente, e lasciamo così. Andiamo solo a modificare queste cose, facciamo come sempre contropiede, perché col 4-3-1-2 bisogna giocarla così, e l'ancoraggio qui, vediamo quello che succederà. Secondo tempo, sotto di un gol, e si riparte con l'Hoffenheim, Vogt, Baumgartner, io lo pronuncio così, da Boer, fermato stavolta, bravo Schoff, si fa subito vedere Schoff, di che pasta è fatto, ancora grande protagonista contro il Bayern Monaco, vi invito a guardarla quella partita, veramente bellissima. Andrade, Vasilidas, pallone Schoff, gira subito di prima, per Cerny, punta l'avversario, e allora la palla a Klos, non stop, il tiro a giro, e poi esce Pentke e blocca sul Kruger, è tosta. Ripartiamo allora da questa parte, Vasilidas non ci arriva, e allora Bebu, Samaseku, Bebu, fermato, bravo Piper, e adesso rilancia subito verso Klos, che stoppa la palla, la gira per Kruger, attenzione, parte il tiro, fuori, mamma mia, è pericoloso quando si butta tra le linee, vicino al pareggio, ma non è arrivato. E allora Gacinovic, Samasenku, Hübner, Gacinovic, bisogna pressare, bisogna andare a pressarli, Baumentarer, Skov, poi Dabur, Dabur, attenzione che tira, fermato, e poi lo scontro a centrocampo, Vasilidas, ancora Cerny, bravo, verso Schoff, ancora Cerny, sporcato il passaggio di ritorno, altrettanto, tanti errori che poi li paghi. Gacinovic mette in mezzo questo pallone, c'era quasi il raggiungimento di Vasilidas, attenzione a Babu, va a aumentare, giocano bene Gacinovic. Vi ricordo che è modalità campione, guardate quanto è difficile, figuratevi se alzo superstar non giochi più. Attenzione ancora all'Offene adesso con Dabur, non si riesce a portargli via palla questa gente qua, incredibile come gioco, più forti del Bayern Monaco, eh. Sembrerà strano ma è così, almeno qui. Attenzione all'inserimento di nuovo di Klos, carica il destro, madonna, madonna, fuori di niente, grande inserimento di Klos, ma la palla va fuori, e allora Penteke, Hübner, scusate, Gacinovic, gliela porta via bene e fischia il fallo, e fischia il fallo, vediamo. Sì, un po' troppo irruento, ci può stare, vabbè, non era cattivo. E allora Hübner va a metterla in avanti, Piper respinge, attenzione adesso a Baumentauer, Gacinovic, niente da fare, bravo, è bravo in tenere palla, dobbiamo uscire da quest'area di rigore, e viene ammonito Fernandez, boh, vabbè dai, lasciamo perdere, poteva anche evitarsela quella ammonizione l'arbitro, eh? Non era un fallo cattivo. Moreno, Brunner deve un po' crederci, un po' di più, e allora prova Brunner a puntare l'avversario, tocca in direzione di Schoff che si gira, tocca d'esterno ancora per Cerny, e poi Kruger, niente da fare, chiudono tutti gli spazi. Gacinovic, dai, andiamo a pressare, andiamo a pressare, andiamo a pressare, che la perde, vedete quanto soffre però l'Offenheim se uno lo pressa. Pallone adesso qui a Vasilidas, deve metterla bene, la alza, niente da fare, non ci arriva Kruger, allora Fernandez, non c'è spazio per il tiro, Schoff, parte sinistro, mamma mia,
Schoff dotato di un gran tiro, lui che è stato, se non vado errato, il protagonista contro il Bayern Monaco, linea laterale, Vasilidas, pallone in mezzo, e adesso Klose la tiene lì, bravo, tocca ancora per Vasilidas, lo scarico in mezzo e poi libera tutto l'Hoffenheim, ma ancora Ramos dall'altra parte, poi Fernandes, poi Schoff, Schoff parte ancora a sinistro, deviato e palla fuori, e palla fuori. Andiamo a fare l'ancoraggio qua, quindi vuol dire che noi andiamo a dare palla larga per permettere questo cross, Schoff, mamma mia ragazzi, se fate una Master League prendetelo questo giocatore lì, perché non è male, non è un fenomeno come dico sempre io, i fenomeni sono altri, ma è un buon giocatore. Hübner, Kaderberg, Baumentauer, Skov giocano bene come possesso palla, noi abbiamo paura a pressarli perché se vanno via con questo signore qui ci creano problemi, e qui arriva il cartellino anche per Ramos, no? Pallone, attenzione, battuto subito, mamma mia, massima attenzione a questo bebù, ma guardate che velocità che ha, incredibile, incontrollabile, guardate che roba, mette in mezzo, attenzione, dobbiamo andare a chiudere, vai Fernandes, e poi Schoff che fa ripartire ancora l'azione, adesso forse un contropiede, Kruger la tiene, aspetta rinforzi, troppo tardi. Ancora Hoffenheim, mette in mezzo, grande chiusura di Andrade. E poi Ramos sbaglia l'appoggio, mamma mia, allarghiamo sto gioco. Vasilidas, Czerny, Klose, ancora Vasilidas, poi la palla verso Kruger, Kruger, niente da fare, se la fa portare via. Niente, bravo Geiger, Skov. Niente da fare, pallone in mezzo, mi sa che l'abbiamo persa, pazienza, dopo la bella vittoria col Bayern Monaco, ma aspettavo almeno un pareggio, ma sono veramente forti, veramente bravi a giocare. Ancora Andrade, pallone in mezzo, e adesso si riparte per Fernandes, ancora Czerny, da questa parte per Klose che può avanzare, c'è possibilità, ma Klose è lento qua. E allora si riparte con l'Hoffenheim che sta... Attenzione che qui c'è un errore! Kruger! Klose, lo stop il tiro! Mamma mia, la grande parata di portiere dell'Hoffenheim. E poi ci riprova ancora Brunner. Va a raccogliere palla ma la perde. La perde malamente. Niente da fare. Non è cosa, come dico io oggi. Non era partita. Ci siamo montati troppo la testa contro Bayern Monaco. E questi sono i risultati. E adesso arriverà il 3-1, mamma mia, e finisce così ragazzi, sul rinvio di Moreno. Perdiamo. C'è stata la reazione, ma bravo l'Hoffenheim, complimenti a loro, con questo bebù, mamma mia, che giocatorino, da vedere un attimino nella Master quanto costa. Andiamo a vederci i risultati. Vince il Bayern Monaco, Colonia che vince, pareggia il Dortmund, vince il Wolfsburg, vince l'Hertha, vince ancora l'Eintracht, Bayer Leverkusen 1-0, Borussia Mönchengladbach 3-1 sul Bochum. Andiamo alla classifica ed ecco qui che scivoliamo in quinta posizione, attenzione perché è un attimo uscire fuori da questa cosa qua. E quindi direi che si giocano ormai il titolo Bayern Monaco e Borussia Dortmund fino alla fine, quindi mancano praticamente sono 21-23, arrivare a 38, mancano ancora 15 partite se non sbaglio, sì, ce n'è ancora tanti punti da prendere, e grande lotta qua per le prime, le ultime due, tre posizioni, perché dall'entra a Catanda andare fino al Wolfsburg sono 2, 4, 6, 7 squadre nel raggio di 11 punti, quindi può succedere di tutto, attenzione ragazzi, io vi saluto qua, ci vediamo forse tra un pochino con la registrazione dei quarti di finale
della DFB Pokal, Coppa di Lega tedesca. Ciao a tutti!